Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Quest'oggi ci troviamo su MTG Arena per l'uscita di Coria Lair of Behemoth. Behemoth forse probabilmente. E abbiamo già riscattato le carte di Godzilla Full Slave, Full Art e il Redeem Code che invito a fare a tutti. Infatti se scrivete Play Ikoria vi regala tre pacchetti. E abbiamo riscattato, abbiamo anche speso tutte le monetine accumulate nel corso del tempo, nel corso di Teros, per fare questo video in cui spacchettiamo virtualmente i pacchetti di Ikoria. Ne abbiamo ben 56, quindi il video si appresta a essere parecchio lungo. Cercheremo di valutare le carte insieme a voi e di vederle insieme a voi, anche se ci siamo fatti un'idea in giro su quali siano le carte migliori del formato, per il formato, e migliori anche per lo standard, per il Pioneer, per il Modern, in quanto noi, essendo giocatori principalmente di Pioneer, guardiamo anche molto a quello. Comunque partiamo dal primo pacchetto, visto che allora queste sono le famose terre, quelle queste no, in realtà è l'artefatto che si ciclano. Questa è ottima ragazzi, questa è ottima. È una delle, diciamo, carte che in realtà non sono, ce ne sono tipo tre simili a queste. Forse la migliore è quella rossa-blu. Però comunque sia, cioè, sono, questa è valida, diciamo, questa già è valida. Proviamo. Questa qui no, aspetta, questa è quella che From Gambier to Battlefield. Ok, diciamo che questa qui non la vedo bene, però penso che con Ikoria quello che loro vogliano fare è introdurre mazzi tricolori nei formati sostanzialmente, o comunque sia vogliono non abolire o ridurre, diciamo, le carte il potere delle carte delle monocolore. Vogliono sicuramente introdurre i bicolore e i tricolore all'interno di formati di Ball Pioneer in cui il mono black, il red deck comunque regnano da sempre, i monocolori, e anche comunque sia il white Heliod. Comunque a livello le carte più vendute in generale, questa mi sembra che ne faccia proprio parte. Anche la prima che abbiamo spacchettato sia una delle carte più vendute ultimamente su MKM. Comunque proseguiamo, sennò 54 pacchetti non arriviamo più. Allora, qui queste cosine sono carine. Draw for card. Vabbè, queste forse per un po' si creato one soldier. Vabbè, questa è un droppina 1 che fa una 1-1. Troviamo subito una leggendaria, una mitica. Ottimo. Anche se noi non siamo alla ricerca. Secondo me con Ikoria una cosa che devo dire è che vedo tanti umani, quindi probabilmente il mazzo human, il Winnie White classico tipo del Pioneer bianco, secondo me si splasherà di nero, perché vedo tanti human neri e addirittura tanti bicolore ho visto nel corso dei spoiler. Mo non so se questo è il caso di una buona carta, ma comunque Human Wizard, your opponent can't cast spell from anywhere. Questa praticamente è l'arma contro la Fae of Wishes, praticamente. Tutti quelli che... e anche contro il Karn. Tutta gente che gioca carte esterne al deck, provenienti dalla side, con questa riesci a limitarle parecchio. Poi, vediamo. Allora, questa dovrebbe essere... a parte che introduce in Ikoria viene introdotta la funzione di companion, cioè
queste carte vengono giocate esterne al, diciamo, al deck e alla side, però per poterle giocare esterne, diciamo, necessitiamo di un di rispettare quello che ci viene chiesto. Infatti qua ci viene chiesto, se tu starti il mazzo con la restrizione companion, devi scegliere che dice your starting deck contain only card with even converted mana cost. Ok, praticamente il costo di mana deve essere pari o comunque sia per tutto il mazzo per poter giocare questa come companion. Per quanto riguarda il potere di sta carta, è favoloso, perché a quanto sembra, secondo alcuni sempre spoiler che ho letto, questa può diventare praticamente la carta che introdurrà il Dimir Inverter all'interno dello standard. Poi insomma vedremo con l'uscita di nuovi mazzi che cosa succederà. Qua c'è una bestia tipo Golgari, praticamente verde nero 4-4 con mutate. Ah, ok, l'ho saltato, però era molto molto buona quella lì, perché ci sono delle carte comunque sia per UR, cioè blu rosso, che migliorano di gran lunga, tipo il Fenici l'abbiamo ritrovata magicamente. Ogni volta che ottiene più 1 più 0 per ogni istantaneo o stregoneria nel cimitero. Ogni volta che scarti una o più carte for the first time, pesca una carta. Questa non è male, non è accio. Secondo me i colori tipo blu rosso potrebbero anche tornare, anche se in Ikoria si parla tanto dell'avvento del Gruul e di altri mazzi. Comunque, ok, primo bestione Kogla, the Titan Ape. Ape, when Kogla Titan Ape enter the battlefield, it fight up to one target creature you don't control. Forte, anche se a 6 è un po' costoso. Ogni volta che attacca distrugge un artefatto, un enchantment. Non è accio. Sicuramente una carta del genere potrebbe trovare spazio in mazzi che riescono a calare moltissime terre in pochi turni. Poi può prendere indistruttibile, praticamente red un target human you control to its end. Ok, e lui prende indistruttibile. Vabbè, il potere di A2 indistruttibile facendo tornare. È molto forte quando attacca. Diciamo che a 6 una 7-6 che quando attacca spacca artefatto incantesimo è forte. È forte. Sicuramente potrebbe trovare spazio magari in mazzi come G-Ramp in Pioneer, o mazzi tipo Tron splashati, o in questo formato non lo so sinceramente, ragazzi, se nello standard troverà qualche cosa. Questa era quella di cui vi parlavo. Anche questa è una, secondo me, è una delle migliori carte, perché distrugge tutto, cioè distrugge tutti i non terra. È vero che costa 7, però non è male, perché cioè, nel senso, in un control adeguato potrebbe rendere la partita la vittoria in pugno, anche perché distruggendo Planeswalker, distruggendo artefatti, distruggendo, se possono eliminare parecchi mazzi. Certo, a 7 è pesante, però sicuramente in un formato lento come lo standard, più lento rispetto ad altri, se potrà trovare spazio. Questa è carina, è praticamente if you don't control human you lose equal. Ok, praticamente è per un mazzo umani bianco nero, come vi parlavo prima. È praticamente una declaration in stone, sostanzialmente, perché ha due esili. Beh, declaration è un pochino più forte, perché esilia tutti quelli con lo stesso nome. Questa esilia una target creature e basta. Però è da mazzo umani, diciamo, esili, attacchi. Questa è carina. Questa è una delle carte più carine che ci stanno, ragazzi. A 1, scegli 1, guadagna 4 vita, distruggi un incantesimo, metti più 1 a una creatura, favolosa. E lui è Sheville, Bane of Monster, è una delle carte più forti secondo me di questa espansione. Perché praticamente è fortissimo, è un umano, è per un mazzo tipo
Golgari, un mazzo comunque verde-nero. Lui ha una 1-3 detach, praticamente. Quando praticamente nella fase di upkeep, di stappo, se l'avversario controlla, diciamo, permanenti senza bounty counter, senza questo counter, lui gli assegna un bounty counter. Quando queste creature col bounty counter muoiono, tu guadagni 3 di vita e peschi una carta. Sostanzialmente lui è una 1-3 a 2, quindi abbastanza rapida, e con detach. Quindi automaticamente verso turno 2, turno 3, lui attaccherà, sicuramente metterà bounty counter su un paio di creature e bloccare, o lo blocchi, ma praticamente lo blocchi con 2 creature, quindi ok, lo fai morire, ma guadagno 6 di vita e pesco 2 carte. Quindi è un peschino che spacca creature, un peschino removal, questa è fortissima secondo me. Poi andiamo a vedere che altro troviamo, un'altra Light of Hope. Lui è un umano guerriero, Trample 4-3 a 4, create your control with Trample. Ok, you may have this creature assigning its combat damage as though it weren't blocked. Beh, un'altra mitica. Abbiamo chiuso l'ultima, diciamo l'ultima, un altro di questi, favoloso. Abbiamo chiuso la scorsa season, abbiamo chiuso in Mythic, purtroppo non tra i primi 1000 nell'ultima giornata, siamo stati intorno ai 300, 400, 500 per tutta la durata della season e poi ci siamo lasciati andare verso la fine. Adesso siamo in Diamond, stiamo salendo molto più tranquillamente, abbiamo giocato un po' di meno, ma comunque vedremo con i Corian insomma come migliorare i nostri deck. Ok ragazzi, questa qui per esempio nel Pioneer in generale, se ci fate caso, è uguale a Cast Down. Solo che secondo me in Standard eccetera, secondo me questa è una carta un pochino più valida, in quanto quella dice di distruggere una creatura non leggendaria, mentre questa distrugge una creatura senza counter. Quindi potrebbe essere forse più utile questa, vista la presenza delle creature leggendarie. In più potrebbe, con rimuovi 3 counter from a target creature, tu puoi fare parecchia roba. Questa qua nemmeno la conosco. Tu target card avete una parte di mana cost 3 or less. Put a counter on either of them. Then put mana counter on... questa tanta roba a 3 non è male per niente, guarda ragazzi, è fortissima questa cosa. Cioè questa fa tornare 2 creature dal costo convertito totale di 3, quindi una creatura 1 di mana, creatura 2 di mana, e poi gli mette detach, menace praticamente, vabbè. Menace, when a nightmare enter the battlefield, target opponent put the touch counter on creature they control. Questa mi fa un po' schifo sinceramente, probabilmente è per un mazzo, questa è comoda se uno gioca contro un control che alla fine cala massimo una creatura e quindi lei avendo menace becchia attacchi tutti i turni, ma se giochi tipo contro un aggro tipo red deck o gente che cala parecchio, questa è una 4-5, è forte, però regala un detach, quindi uno ti blocca con 2 creature di cui uno magari una semplice pedina e ti salta con un attimo, però comunque non è accio. Secondo me quella lì sicuramente nei draft non sarà male. Allora, spell cast if you control a creature with menace. Carine. Vabbè, questi qui magari. Lui. Search your library for 2 basic land. Put. No, troppo costosa, ragazzi. Allora, fortissima, ragazzi. Companion è fortissima, probabilmente si parla di queste carte bianco-rosse come se dovesse tornare effettivamente, i mazzi Boros dovessero riuscire effettivamente fuori in tutti i formati, ma non so, magari in Modern non so, e sicuramente in Pioneer e in Standard il Boros può dire la sua. Ecco, questa per esempio è una carta
praticamente da Fenici. Mazzo Pioneer, Fenici, ottima, perché volare aste a 2 una 1-1, però ogni volta che tu casti una non creature prende un 1+1+1 counter, quindi tutte le volte che peschi o giochi instant per cercare le Fenici o ti scarti Fenici o per pescare sparo o per pescare qualsiasi cosa, tu potenzi lo Sprite Dragon, che comunque potrebbe diventare tranquillamente una chiusura. Allora, 4 target permanent if was spent to cast this spell instead. Copy of this permanent when this permanent the past if fire up. Ma questa non piace, non so. Da valutare, magari anche da rileggere più attentamente. Whenever you cast a non credo spell, draw a card. Questa probabilmente sarà il motore di alcuni mazzi control che giocheranno la Narset nuova, che ancora non abbiamo trovato. Si spera troveremo, insomma. Un altro di quelli di prima. Questa è una Vigilance a 3, una 2-4. Prendi uno di vita per ogni creatura che controlli con Vigilance. Niente che. Destroy target artifact, fa 4 damage a una creatura con volare, vabbè, niente di che. Vediamo, questa l'abbiamo trovata un sacco di volte già. Vediamo qui. Allora, ogni volta che una creatura non token muore, metti 2 card dalla tua libreria dentro il tuo cimitero e fai ritornare una creature card with lesser converted mana cost than the creature that die. Ok, fai tornare una creatura praticamente con costo convertito inferiore a quella che abbiamo messo nel cimitero. Vabbè, questa potrebbe scombare in alcuni modi sicuramente, però Non mi fa impazzire. Questo è un Enchant Land carino. Questo in realtà forse è più che carino. Cioè, target creature gain trample and dust until end of the turn. Praticamente OP questa fa schifosamente paura. Probabilmente la vedremo nel grullo o qualcosa di simile. Ecco perché il verde secondo me andrà splashato del rosso assolutamente. Questi li abbiamo visti, molti di questi li abbiamo viste. Abbiamo trovato Sharknado. Allora, when the voracious great shark enter the battlefield, counter target artifact or credo spell. A 5, una 5-4 con flash. Che countera. Vabbè. Sta lì. Ok, questa praticamente non è accia. Non è accia, è sempre facente parte delle ultimatum, diciamo, quelle a 7 tricolore. Questa card, ma pay 1, 2, secondo me uscirà un mazzo cycle, perché quasi tutte le carte, come potete vedere, hanno l'effetto cycling, quindi potrebbe tranquillamente uscire il mazzo cycle. Andiamo a vedere. Titanot Rex. Io sono attratto da queste creature perché mi piacciono proprio tanto. A trample when it's like put a trample counter on target creature you control. When you cycle. Ma quando lo cicli. Praticamente a 2 dai trample a una creatura, fa schifo questa. Ah, +20/+20. Allora, praticamente ti tappa l'enchanted creature, ma al turno dopo c'hai +20/+20. Allora, mi viene in mente la possibilità di giocare con carte che possono stapparti il, diciamo, il permanente. E allo stesso tempo mi viene in mente l'hammer deck in Pioneer, quello low cost, che praticamente gioca il martello +10/+10 e gioca l'aura
adesso non mi sfugge il nome, quella bianca che praticamente dice che puoi equipaggiare gratuitamente un enchantment, o no, in realtà quello è un equipment, quindi questa non è equipaggiabile. Se questa fosse, non mi ricordo se era pure un enchantment, se puoi dare un enchantment a un'aura a qualcuno, non lo ricordo. Comunque, se è fattibile, questa qua potrebbe essere gratuita, un +20/+20 che ti fa chiudere la partita. Allora, vediamo qui. Counter target spell. Beh, that target a permanent you control. Beh, pesca una carta. Carina, carina. Keep safe, poi si chiama. Una cat beast a 3. C'ha vigilance, è leggendaria, una 3-2. C'ha companion, quindi ogni creatura nel tor starting deck è un gatto, un elementale, un nightmare, un dinosauro, una beast card. E each other creature you control that's a cat prende +1/+1 e vigilance. Vabbè, onesta, veramente onesta questa qui. Vediamo poi che altro. Questa era quella che vi parlavo. Questa è veramente forte secondo me. Questa secondo me è una delle migliori carte che ci sono, per il semplice motivo che si potrebbe giocare tranquillamente nel Fire to Invention deck. Quindi target player prende 5 di vita, fa 5 danni to any target e peschi 5 carte. A 7 nella fase finale della partita secondo me potrebbe essere molto forte, molto forte. Questo che cos'è? Uno scartino? Sì, rivela la sua mano. Sì, scartina 3 però. Allora, chissà poi con l'avvento di M21 che succederà, diciamo. Lurrus of the Dream Den. Creatura leggendaria, un gatto con companion, quindi each permanent card in your starting deck has converted mana to cost or less. Ok, vabbè, questa qua praticamente è per un mazzo proprio face aggro mostruoso. Tutto costo mana 1 e 2, mi viene in mente il primo Winnie White del Pioneer, quindi quello Luman praticamente. Ma anche dello standard, prima c'era un mazzo Human che si giocava, io mi ci sono divertito tantissimo su Arena, facendo comunque sia un dignitosissimo Diamond all'inizio col mazzo umani. E tutto costo 1 e 2, al massimo Calavilos Donte come pompaggio o Convoke. Comunque vabbè, you may cast one permanent spell with converted in each of your turn. You may cast ah vabbè, questa non è male, questa non è accio. Ha pure le flink che ti permette di ricastare roba dal cimitero. Non è male. Allora, proseguiamo. Questi sono gli artefatti, quelli lì che danno 3 tipi di mana e cicli 2. Questa è forte. Allora, tutte le volte che una creatura con un counter muore o leva il campo di battaglia, praticamente lo prende il counter, lo prende lo Zolit. Tu puoi spostare praticamente questi counter su una target creature. È come se giochi un mazzo pompaggi o counter, diciamo, però non pompaggi instant, roba del genere, però un mazzo counter. Anche Vivien, per esempio, che dà 2 counter su creature, eccetera eccetera. Muoiono le creature, tu assegni sullo Zolit i counter, poi attacchi con una creatura coaste e gli dà un +6/+6, un +5/+5, a seconda di quanti ne hai. Questo è forte. A 1 poi probabile chiusura. Potevo far vincere una partita magari in late game. Ok, niente di niente. Velocizziamo un pochino. Ecco la terra. Allora, questa è una pianura, foresta, palude da 3 mana e cicli 3. Per me questa qua entra tappata, però vale la pena. Cioè, nel senso, non so quante effettivamente se ne giocheranno, non so l'efficacia di questa carta, non so. Magari però se la peschi la puoi ciclare, quindi
All'occorrenza, se ti serve, c'hai in mano di tre colori. Se giochi quel tipo di mazzo, se non ti serve, la cicli. Potrebbe salvarti da una pescata morta, come potrebbe essere forte, o potrebbe anche comunque entra tappata, eh? C'ha il suo difetto, però ricordiamoci pure che in standard non ci saranno mai fetch e manco in Pioneer, spero io. Comunque, a parte il Fable Passage, insomma. Mutate whenever discarded mutate to target instant or search card from your graveyard to your hand. Questo è il classico mazzo blu rosso, raga, blu rosso spari counter instant sorcery, un po' il fenice, diciamo. Vediamo un po' un altro di questi che abbiamo già visto. Allora, bam. Questa è la prima che abbiamo scartato, è una delle carte più vendute su MKM. Search your library for up to 3 monocolored card with diverse name, different name and exile them. L'avversario sceglie una di queste carte. Non mai cast the other card. Praticamente, cioè, tu casti due senza pagare costo di mana. Dipende tanto dal mazzo. Dipende tanto dal mazzo, perché ecco, magari ecco un Golgari Stompi in Pioneer, no, non calcolando che costa mana blu, però comunque sì, in un mazzo del genere l'avversario sceglie due, sceglie tra tre creature che sono 3-5-5 travolge, 3-7-7, 3-6-6, roba simile, comunque sia cali due bei ciccioni. Invece in altri dipende da come è formato il mazzo, perché potrebbe essere forte, come bisogna vedere con che scomba. Io ancora non mi sono voluto spoilerare più di tanto, ho letto qualcosa ma voglio vederlo per conto mio. Dinosaur Beast a 4, no, a 5. Trample one or more creature you control with trample deal damage to the player Phoenix. Onesta, crea XX Green Dinosaur, dove X è l'ammontare di danno praticamente fatto dalle creature a quel giocatore. Vabbè, sì, non è accio. vediamo. Questo è una terra che si potrà giocare magari in un Golgari Stompi, davvero, in un mono green Stompi. Creature con tutte più di 4 di power, un peschino a 3, late game, non sa più che fa. Niente di eccezionale comunque. Un'altra delle terre, quelle triple. Vediamo un altro di questi, ne abbiamo 4 praticamente. Poi ci soffermiamo pure su qualcos'altro che vediamo di carino. Abbiamo trovato tutte le terre. Questo che fa? Questo 3-3. Oman a 1, Flash Ancient Creature più 1 più 1. As long Ancient Creature as Vigilance, itasine. Questa, per esempio, questa qua, questo è uno dei piccoli spoiler che ho letto, diciamo, uno dei piccoli ipotesi o tesi che ho letto. Ho visto più persone mostrare una carta che praticamente è una 1-4 Vigilance con Infect. Con questa diventerebbe una 2-5 che fa 5 danni, perché assegna danni in base alla Togness, e 5 danni con Infect, quindi 5 segnalini veleno. Questa sarebbe una bella scombata per far tornare un possibile Infect, però non è che mi convinca più di tanto. Io giocavo Infect ai tempi del Modern e boh, per me è molto difficile vedere Infect ultimamente. Un'altra volta questo è forte. Questo è veramente carino, sempre Boros praticamente.
Mazzocicli o Boros direttamente, questo non è male. Twitch Creator, your company control. A1. Onesto. Human Druid, lui è forte, cavolo. Fortissimo. Ha da un mana dei due colori e è forte, ti fa scartare due carte, magari in un dredge, in un qualcosa che aveva fatto sempre, io ripeto sempre, un Golgari dredge non è male per niente, sinceramente. E con le carte che abbiamo visto, che ti permettono di far tornare le cose dal cimitero, potrebbe essere veramente forte. Questa secondo me è una delle carte più forti di Coria. L'ho letta tipo qualche giorno fa in uno spoiler e ho pensato subito a un mazzo flash. Perché se ci pensate, con questa carta tu puoi creare un mazzo flash. Un mazzo con tutto flash. Cioè, questa ogni volta che tu casti una spell praticamente che ha flash, immaginati un Omen of the Sea. Oh, non me ne vengono in mente altre, però anche già solo quella è tanta roba. Tu peschi una carta e ogni avversario perde uno di vita. E comunque a 3 è una 3-2 dignitosa. Questa è interessante, ragazzi. Sempre questa. Questa è una 1-4 vigilance così. Umanino. Ha due tappa creature, sembra il law enforcement, ma il law enforcement è molto più forte perché praticamente lo fa a un costo di mana, è una 1-2 che fa la stessa cosa. E pa, questa non mi piace. Comunque umano nero che crea umano bianco, secondo me umani bianco nero sembra a creare un'altra di queste. Che ho detto forse sarà buona nel draft, ma staremo a vedere. Un'altra, l'ennesima terra. Non ho trovato per ora ancora nemmeno una Narset. Gemraiser 4, Reach e Trample, Mutate 3. Ogni volta Mutate destroy target artifact or enchantment opponent control. Questo è forte. Questo è forte, ragazzi. Questa non è male per niente. Comunque a 4 già è pure fattibile. E poi comunque muta a 3. Quindi è forte. Bella questa. A 5, 4, 5. Questa non troverà mai spazio però, perché praticamente necessita un mazzo di 80 carte. Quindi io non lo so, sinceramente potrebbe essere forte, potrebbe non esserlo. Io non lo prendo in considerazione perché un mazzo da 80 carte diventa molto poco preciso, poco testabile. Niente, qua non abbiamo trovato assolutamente niente. Parte una mythic, comunque ci andiamo a fare le Narset se non ne troviamo, se è mitica o è rara, non lo so. Vabbè, andiamo a vedere. Il leoncino è forte. Qua che c'è? Spera, splash. Add one mana of any color, spend this mana only to cast a creature spell. A 2, una 1-3 che fa un mana di tutti i colori. Non è brutta. Un'altra di questa che è leggendaria, Riel, che non è accio. Che non è male. Un'altra Emergent Ultimatum. Questa è target card, meno 2, meno 2. Vabbè, quello per ma mazzo mutate. Sicuramente uscirà, raga, mazzo mutate, sicuramente, ma bisognerà testare. Ma in questi giorni testeremo un po' sul canale, faremo delle prove.
porteremo sicuramente qualche contenuto tipo come evolvono i vari mazzi, tipo come evolverà il red deck, come evolverà il Bant, come evolverà il mono white, se diventeranno, se splasheremo i mazzi, se porteremo sicuramente qualche contenuto. Porteremo poi le carte rivelazione di questa espansione e magari porteremo anche qualche draft sicuramente. Allora, tutte cose che abbiamo già letto, già visto, poi niente d'eccezionale qua. Ma questa è carina. Troppo costosa. Sta magari nel draft queste cose. Altra terra per noi. Forza Narset. Forza Narset. Un'altra Zirda che è fortissimo questo. Prima di 3. Put a rich counter on hit on tap hit. Fate tutto praticamente. Counter target spell e cicla 2. Counterino. Un altro Gem Razer che è forte. Sicuramente lo vedremo. Un'altra carta con flash. Vigilanza 2-4. Niente che. Peccato perché Narset è la carta che più mi piace probabilmente. Questa non è male, lui è carino. Allora, lui entra nel campo di battaglia con due segnalini più uno più uno. Rimuovi il segnalino, target per esercito della Braveheart Basic Land. No. Un'altra land. Abbiamo trovate tutte le land. Quindi se ne giocheranno più di una sicuramente già le abbiamo. Un'altra Zirda. Noi abbiamo fatto i 4 per questa Ikoria praticamente, delle leggendarie. Un Cat a 3-3-3. Lui è carino. Vabbè, lui è carina. Non male. Allora, questa qua è Umori the Collector. Allora, ok. Ma allora, magari è forte se noi vogliamo, che ne so, utilizzare carte che potenziano gli umani. E noi ci abbiamo sciarano tutti l'archetipo umano. Quindi no, card type però. Non archetype. Questa me non fa impazzire perché PS spell you cast of the chosen type costano uno in meno, ma lui deve stare nel campo di battaglia, quindi comunque 4 a 4, una 4-5. Non mi convince tantissimo. Ok, questa bellina abbiamo detto. Questa non è male. Ah, pensavo, per un attimo ho visto Narset, già mi ero emozionato, invece no. Mi sa che non l'abbiamo trovata Narset, ragazzi, è rimasto un pacchetto. Ce la giochiamo così. Niente. Non abbiamo trovato Narset, sicuramente la crafteremo perché da quello che ho capito è... forse una delle carte più forti di questa espansione. Allora, per adesso abbiamo solamente visto quello che abbiamo spacchettato. Dovremmo fare alcuni test e provare le carte, provare i mazzi, provare il tutto per poter essere sicuri di poter dire qualcosa. Ci sono belle carte, ma l'espansione ancora non mi convince appieno. Per non parlare poi apriamo il Bant, ne so. Le carte quelle full art che abbiamo trovato, i vari Godzilla, cioè hanno delle art che a tanti piacciono, ma
in realtà sono mostruosamente osceni, cioè sono proprio bruttissime. A me non piacciono per niente. Però comunque ce l'ha regalato il gioco comprando, diciamo, il bundle. Lui è carino. Lui per esempio è carino. Lui è un Planeswalker veramente carino. Comunque vi aggiorneremo nei prossimi video con le nostre scoperte, i nostri test e quello che succederà in questa season. Ci terremo aggiornati anche su quello che insomma mostreranno altri, altre persone, altri siti, altri spoiler, altre idee. Sicuramente faremo magari un video che parlerà delle idee per lo standard, un video magari di carte che verranno adattate nel Pioneer e via dicendo. Probabilmente non ci allungheremo verso il Modern, già perché è un formato che ultimamente non giochiamo più spesso. E per il resto non so, non vi so dire. Sono usciti molti mazzi con Teros, non so quanti ne usciranno effettivamente competitivi con Ikoria. Ma staremo a vedere. Voi rimanete sintonizzati sul canale, lasciate un mi piace e iscrivetevi. E magari lasciate un commento se vi è piaciuto il video. E se comunque volete vedere contenuti simili, o se avete domande su alcune carte, o avete anche delle idee, potete postarle nei commenti e noi magari risponderemo alle vostre domande e ci lavoreremo un po' su. Comunque sia, siamo tutti giocatori di Magic abbastanza validi, giochiamo su MTG Arena, su Ranco Mitico, e ci vediamo al prossimo video, ragazzi.